quanta paura hai avuto di finire la stagione, no? Perché come dicevo a Fabio, sicuramente non sarebbe stata una stagione fallimentare anche se stasera avesse perso, però penso che dirà mai che non sarebbe stato Sicuramente nessuno aveva voglia di finire oggi la stagione perché siamo un gruppo fantastico sia fuori che dentro il campo. Oggi abbiamo cercato a tutti i costi di prendere la partita con i denti, di aggredirli a tutti i costi, sia in attacco che in difesa, e alla fine penso si sia visto. Come ti sembra fisicamente? Quanta energia danno queste vittorie? Quando sei con le spalle al muro, no? Cioè, poi capisci che c'era più fare, stasera avete dimostrato che le qualità per prendervi dei tiri con la squadra. Queste vittorie danno tanta fiducia, sicurezza, però alla fine adesso dobbiamo essere bravi sia a festeggiare stasera, però a resettare, perché sabato saremo a Casale in un campo molto difficile contro una squadra che sta giocando benissimo, ha fatto una stagione fantastica. E dobbiamo essere bravi a cogliere subito le nostre energie per cercare di vincere subito la prima partita. Quando finì il nuovo contratto? Senti, quelle prime due trippe del primo quarto quanto sono state un po' come un urlo liberatorio, ho visto quelle percentuali della serie precedente, è importante la partita forte. No, sicuramente ci tenevo tanto, come ho già detto, perché sì, è vero, eravamo senza BJ, però comunque anche senza di lui secondo me siamo un'ottima squadra, anche con un solo italiano e un americano, comunque possiamo vincere tranquillamente contro tutti. Alla fine si è dimostrato, perché alla fine abbiamo chiuso forte 40 minuti tutti e 5 entrambici e questo. Un'altra delle quattro che non gli era aspettare. No, Casale comunque sì,
progetto, un'ottima squadra, è arrivata a quel punto, tutte le squadre sono forti, noi comunque non preferiamo nessuno, adesso abbiamo Casale, ascoltiamo tutti i consigli che ci darà Fabio e andiamo a indicare. A posto? A posto? Grazie.